Disturbi dissociativi, abbiamo detto che anche questi in parte hanno raccolto l'eredità della vecchia isteria. Nel disturbo dissociativo si manifesta una vera e propria sconnessione tra quelle che sono funzioni solitamente integrate all'interno del campo di coscienza, quindi memoria, attenzione, concentrazione, senso dell'identità della persona e senso percezioni. Queste alterazioni possono essere insorgere solitamente in maniera improvvisa ed essere anche transitorie o a volte croniche. I quadri clinici che sono descritti in maggior dettaglio sono l'amnesia dissociativa, caratterizzata proprio centralmente dall'amnesia, che consiste nell'incapacità a rievocare importanti notizie personali, normalmente di natura traumatica o stressogena, e che risulta troppo estesa per poter essere in qualche modo spiegata da una normale tendenza a dimenticare, la fuga dissociativa, caratterizzata dall'allontanamento improvviso, inaspettato, da proprio domicilio da parte del paziente, che addirittura può arrivare ad acquisire una vera e propria identità di natura diversa. Molto spesso nella fuga dissociativa, la fuga dissociativa si accompagna proprio a una vera e propria incapacità a rievocare il proprio passato, con una confusione rispetto al proprio senso dell'identità. E poi abbiamo il disturbo dissociativo dell'identità, o altrimenti meglio conosciuto come disturbo da personalità multipla, e ben descritto da Stevenson nello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, libro straordinario, nel quale si narra proprio la coesistenza di questi due opposti tipi di personalità, nello stesso soggetto. Effettivamente qui abbiamo la distinta identità, due distinte identità o stati di personalità che in maniera ricorrente assumono il controllo del comportamento del soggetto. Molto spesso tutto questo si associa all'incapacità a rievocare importanti notizie personali e a una vera e propria frammentazione dell'identità. Abbiamo poi il disturbo da depersonalizzazione, che in psicopatologia viene descritto come disturbo della uno dei disturbi fondamentali della coscienza dell'io. In questo caso abbiamo proprio il vissuto dell'estraneità, il sentimento persistente, vedete, o ricorrente di essere staccato dal proprio corpo, quindi quella che un tempo in psicopatologia classica si descriveva come depersonalizzazione somatopsichica è finita a essere catalogata come disturbo dissociativo nel DSM. E infine, di nuovo, la categoria del non altrimenti specificato, che raccoglie tutti quei casi che non hanno potuto soddisfare i criteri diagnostici precedenti. Nei disturbi dissociativi, ricordiamoci, vengono espressi dei sintomi appunto dissociativi che però possono essere presenti anche all'interno di altri quadri morbosi. Ad esempio, come vedremo più avanti, nel disturbo acuto da stress e post-traumatico da stress. Beh, in questi casi ovviamente non si fa riferimento a una comorbidità, quindi alla compresenza del disturbo dissociativo e del disturbo traumatico da stress acuto o post-traumatico, ma si descrive la valenza di questi sintomi dissociativi all'interno della sindrome traumatica da stress. Nella valutazione dei disturbi dissociativi è assolutamente importante assumere una prospettiva di tipo transculturale. Questo perché? Perché in alcune culture, in alcune esperienze, ad esempio di tipo religioso, alcuni tipi di vissuti, alcuni tipi di esperienze sono ritenuti assolutamente normali e non patologici. Quindi non automaticamente accostare determinati tipi di esperienze al patologico, al dissociativo, perché in alcune culture sono ritenute assolutamente manifestazioni comuni e non patologiche, appunto dell'agire e del sentire comune.